che si occupa di intarsi in marmo in modo particolare. Siamo in compagnia della signora Alessandra Malagoli Budri, moglie del signor Budri, che ci racconterà questo bellissimo progetto realizzato da Patrizio Orchione, legato al terremoto, se non vado errato, però lascio la parola a lei, per cui lei ci racconterà in maniera più precisa l'idea e il perché di questo progetto. Ma l'idea del progetto è nato il 29 di maggio, quando c'è stata la seconda scossa, che è stata quella che in realtà ha demolito purtroppo sia l'azienda sia anche buona parte di casa nostra. Alla sera tardi, dopo una giornata veramente terrificante, di forte silenzio, perché si sentiva solo il rumore delle sirene, degli elicotteri, dell'emergenza, stavo andando a letto nella roulotte ovviamente, è arrivata questa telefonata quasi a mezzanotte da Patrizio Orchione, che si trovava a Singapore per lavoro e aveva saputo di questo terremoto terribile dell'Emilia ed era preoccupatissima per noi e ci ha telefonato per sapere come stavamo. E allora ho raccontato a Patrizia che tutto il nostro archivio di lastre era andato distrutto e ha detto: Alessandra, faremo un progetto bellissimo recuperando tutte le lastre meravigliose della vostra azienda. E così è nato il progetto Earthquake 5.9, perché rimanda proprio al terremoto dell'Emilia, e questo è importante per lei, per noi e penso anche per tutti, per dare un segnale di positività. Cioè, il terremoto di per sé è un evento tragico, ma da questo evento nascono cose bellissime. E per noi questo è stato un significato molto importante, cioè rinnovare, dare senso e vita a qualcosa che è stato distrutto. Ecco. Fantastico. Signora Alessandra, io non le rubo altro tempo, perché poi le interviste sono belle quando sono corte, anche perché in fiera. La ringrazio per la disponibilità e vi faccio i miei migliori auguri. Grazie. Per il proseguio di questo progetto e della vostra azienda. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille. Di nuovo, grazie a lei. Grazie a voi.